oltre alla deroga per il Fondo di solidarietà nazionale e la destinazione di 11 milioni di euro come primi interventi compensativi in favore dei produttori che hanno subito danni. Sarebbe però altresì necessario a tutti i livelli di governo che vi fosse, concludo, costantemente una grande attenzione per prevenire e, dove possibile, limitare gli effetti di malattie come quelle dovute alla xylella fastidiosa. Sembra infatti evidente che incuria e in mancanza di attenzione abbiano quantomeno facilitato il cammino della malattia che ha creato già moltissimi danni. Per tutto quindi quanto adesso esposto, abbiamo come Gruppo per l'Italia e Centro Democratico presentato la mozione indicata con il numero 100865. Su questa mozione prendiamo atto dei pareri favorevoli espressi dal Governo, accettando anche le riformulazioni, e chiediamo il voto favorevole all'Aula. Grazie. La ringrazio, ha chiesto di intervenire l'onorevole Guidesi. Prego. Presidente, grazie. Noi all'interno della nostra mozione abbiamo citato alcuni dati rispetto alla produzione olearia in Italia. L'Italia è il secondo paese produttore in Europa e nel mondo di olio di oliva, con una produzione nazionale media per il 2013 di oltre 464.000 tonnellate, due terzi delle quali extravergine, con ben 41 denominazioni DOP, UNIGP, riconosciute dall'Unione Europea. Per quanto attiene le zone altimetriche, l'olio, l'olivo è diffuso per il 2% in montagna, il 53% in collina e per il 44% in pianura. La coltivazione dell'olivo in Italia è molto diffusa nelle regioni del centro e del sud. Al nord è concentrata particolarmente in alcune zone a microclima più temperato, come per esempio la Liguria o attorno alle zone del lago di Garda. Tutti questi dati, tra cui anche l'indotto economico, poiché l'Italia conta circa 250 milioni di piante su milione circa di ettari di terreno, con un fatturato del settore stimato in 2 miliardi di euro ed un impiego di manodopera per 50 milioni di giornate lavorative. Le esportazioni italiane nel 2013 sono state pari a oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro. Con questi dati è comprensibile che la xylella fastidiosa non è solo un danno dal punto di vista della produzione, ma è soprattutto un danno dal punto di vista economico, un batterio strettamente xilematico caratterizzato da un'elevata variabilità genetica. Il batterio che viene tra l'altro dall'estero. Allora noi riteniamo questa condizione, soprattutto per l'indotto economico e per la salvaguardia dei produttori italiani, una situazione gravissima e urgente. Tant'è che noi accetteremo le riformulazioni che negli impegni ci ha presentato il governo, anche perché noi crediamo che sia doveroso prevedere ulteriori misure volte a prevenire anche che il batterio Il rischio che il batterio si possa diffondere in altre regioni, andando a colpire per cui altre coltivazioni di ulivo, qualora il sistema di controllo del materiale vivaistico prodotto nella provincia di Lecce, soggetto alle fortissime restrizioni, si rivelasse insufficiente. Nei nostri impegni abbiamo citato tante questioni che riguardano la questione tecnica rispetto al combattere il batterio, ma anche la questione economica. Noi crediamo, per esempio, che per queste aree colpite da questa gravosa situazione si debba assolutamente prevedere l'esenzione dell'IMU agricola, ma anche l'esenzione dal patto di stabilità per quegli enti locali che interverranno a favore ed in difesa dei produttori locali. Grazie. La ringrazio, onorevole Guidesi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ilaria Capua. Prego. Grazie Presidente, cari colleghi. Io vorrei partire dalla questione della xylella per fare una riflessione più ampia. Il settore agroalimentare è determinante e strategico per l'Italia. Come sappiamo,
Expo sul tema Nutrire il pianeta si tiene a Milano e al di là delle polemiche siamo concordi che l'agroalimentare Made in Italy sia una risorsa per il rilancio del Paese e dell'economia. La globalizzazione però, oltre a permettere la movimentazione di persone e di merci, di fatto determina anche la movimentazione di patogeni, degli esseri umani, degli animali e delle piante. A questo proposito ricordo che è in atto una grave epidemia